Allora, amici, mi sembrava giusto approfittare della gentilezza di Lorella e chiedere qualcosa dell'alchimista. Cosa ci puoi raccontare per i nostri amici? Dell'alchimista non rimane nessuna traccia se non quanto ha scritto sulla facciata del fabbricato. Sappiamo per persone che hanno vissuto e vivono ancora tutt'oggi che i libri dell'alchimista sono stati bruciati negli anni 30 e negli anni 50. Erano tenuti in soffitta e erano considerati stregoneria. Per cui di lui non abbiamo nessuna traccia se non la tradizione orale. Dell'alchimista sappiamo che, sempre per tradizione orale, era uno scampato a morte da Alessandria d'Egitto, che sia arrivato in questa località detta la Busa, si presume che fosse stato portato da Venezia, dai veneziani che erano presenti sul territorio per la foresta del Cansiglio per lavorare i remi che andavano all'arsenale di Venezia, e sia stato collocato qui perché questo posto, prima dell'intervento umano nei secoli successivi, era un posto completamente nascosto. I veneziani proteggevano gli alchimisti perché da essi potevano trarre nozioni di vario interesse e quindi sia stato portato appositamente in questo luogo dove poteva risiedere e proseguire le proprie ricerche. Sappiamo oltretutto che in una località che si chiama Cornei di Porta Alpago, adesso Comune Alpago Unico, c'era una base dove sono stati portati tutti i prigionieri della battaglia di Lepanto, che attraversavano una valle che tuttora si chiama Val Turcana, e andavano in Cansiglio sempre per lavorare per la Serenissima. In questo paese si usa ancora salutarsi con Ciao Moro, esiste ancora una famiglia detta dei Mori, che a livello fisico e facciale assomiglia molto all'etnia di cui stiamo Moresca. parlando, Moresca. Ok. Allora io direi così, altrimenti gli raccontiamo tutto e non vengono più a Sì, visitare certo il che sì. museo. Il museo, come ho detto prima, merita una visita, anche perché loro sono bravissimi e preparatissimi, ma un po' tutto l'Alpago merita una visita, Certo. perché sia dal punto di vista storico è ricchissimo di testimonianze dai Longobardi ai Romani alle popolazioni precedenti e successive. Poi si mangia bene, si vive bene, c'è il lago di Santa Sì, Croce, c'è la seconda foresta c'è il d'Italia, abbiamo un Cansiglio. lago che sotto il profilo del vento è Sì, ottimo per i per il windsurf, surfisti, sì. abbiamo una base di lancio sul Dolada per il Per parapendio, il parapendio, percorsi per la bike, mountain bike, bike, c'è un po' di tutto. sentieri, si C'è un po' mangia di tutto. bene, abbiamo un presidio slow food, che è l'agnello dell'Alpago, Perfetto. riconosciuto e va oltre confini, addirittura arriva fino all'Arabia. Perciò venite in Alpago e venite a visitare il Museo E l'alchimista. dell'Alchimista. Ciao a tutti!